Salve a tutti ragazzi, da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella 135esima puntata su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers, stagione 2024-2025, stagione finale per cercare almeno di portarci a casa l'unica competizione che non abbiamo mai vinto, ovvero la Premier League. C'è una grande novità: da questa puntata in poi faremo 4 partite d'episodio, visto che dobbiamo concludere velocemente questa ultima stagione su FIFA 19 prima dell'uscita di FIFA 20. Quest'oggi affronteremo il Manchester City, il West Brom, poi in Champions League lo Shakhtar e saremo costretti a portare a casa una vittoria, e poi ci sarà il Wolverhampton. Cercherò di sintetizzare il più possibile per non far uscire un video lunghissimo. Signori, andiamo a fare la formazione contro il Manchester United. Questa è la formazione che scenderà in campo, con Muric in porta, Tyler Brown, Darabio, Sanchez, Alexander Arnold, Ovijaria, Tielemans e Harper, in attacco Price, Haaland e Chong. In campionato stiamo andando davvero molto bene e dobbiamo continuare così, è il nostro obiettivo principale, anche se non dobbiamo fare brutte figure in Champions, visto che siamo gli attuali campioni di Europa. Questa è la formazione del Manchester City con Ederson in porta, difesa a 4, quindi una difesa abbastanza anche potente fisicamente, con 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Dai, va bene Haaland, dai il via a questo match, andiamo a vincere. Il tocco a Chong, finta di Chong, si infila, attenzione Chong, è subito la parata di Ederson dopo 2 minuti. Calcio d'angolo che batte Yuri Tielemans, ecco il pallone, ecco Haaland, traversa, gol, gol ha segnato Haaland, 2 minuti e 46, Forest Green subito in vantaggio. Autorete, autorete di Ederson, anche se avrei assegnato il gol a Haaland, perché poi alla fine c'è stata solo una piccola deviazione di Ederson che aveva già evitato il gol colpendo la traversa. Va bene, continua il City adesso a far girare questo pallone per cercare il gol del pareggio. Il tiro traversa del Manchester City, davvero una bella partita. Scandaloso signori, scandaloso infortunio per Haaland e adesso fuori minimo 10 mesi e quindi a posto. Dai, esce lui ed entra ovviamente Abraham. Ecco l'intervento e l'infortunio, non ci ha dato neanche punizione. E adesso Price si infila, ancora Price, la mette sul secondo palo dove c'è Ovijaria. Ovi, 2-0, Ovijaria. Molto bene, molto molto bene. Rivediamo il cross di Price, bellissimo cross di Price con il sinistro e Ovijaria lasciato liberissimo. Contropiede, ultimo minuto con Ovijaria che ci prova, ecco il tocco sulla fascia. C'è Price per Abraham, Abraham la tiene, ancora Abraham, mi tocca Price, bellissima, attenzione Price nell'area di rigore, Price, la parata di Ederson. E adesso il direttore di gara può fischiare e far finire questo primo tempo, 2-0 per noi. Fallo, che? Su Haaland non era fallo, e questo qui invece è proprio, beh, gli ho toccato lo scarpino. Ma cagare, Ovijaria, Price. Price, fallo, si continua per la regola del vantaggio, attenzione Archer, traverso, oddio Green Harper, ecco il tocco, Price può andare, ecco Price, si infila nell'area di rigore, bravissimo Price quest'oggi, ancora Price, il tiro, Ederson e poi il, se l'è mangiato, Chong, ok, escono Alexander Arnold e Ovijaria, entrano Tyler Rose e Bissaka, Juan Bissaka, Juan. Bello il passaggio di Juan per Chong. Ecco Chong, attenzione, proviamo a metterla in mezzo, il cross è buono, Price, il tiro e la parata di Ederson salva il Manchester City da una sconfitta incredibile. Attenzione adesso all'azione del Manchester City, mancano 2 minuti più recupero, deviazione, arriva Muric, evita anche il corner rischiando anche un bel po', c'è davvero tantissimo pressing, riusciamo a spazzarla molto bene ed ecco il tocco sulla fascia per Tyler Brown, mamma mia che pressing, un Forest Green che si è comportato benissimo, abbiamo visto davvero delle gran belle giocate, ultima azione, adesso il Forest Green con Harper, ecco il tocco, Price, il tiro e merita il gol, sta giocando benissimo, uno dei migliori, incredibile, davvero molto bravo il nostro Price, ecco il pallone in mezzo con
Ederson che smanaccia con i pugni ad Arabio, la tiene e con altro tocco, un altro passaggio bellissimo, eccolo qui Tyler Rose, palla fuori, finisce signori. E siamo ancora imbattuti in prima posizione in campionato. Signori, e questa è la classifica dopo 8 giornate di campionato. Avremo nella nona giornata di campionato il West Brom. Dobbiamo assolutamente vincere con il Manchester United, che cerca comunque di avvicinarsi, ma stiamo prendendo davvero molto distacco. Forest Green e Liverpool ancora imbattuti, miglior difesa Forest Green. 7 mesi di stop per Haaland, signori, ma com'è bello questo FIFA, com'è bello. E adesso match in trasferta contro il West Brom. Ok ragazzi, questa è la formazione che scenderà in campo con Muric, Tyler Brown, Ferguson, Adarabio, De Vrijs, Foden, Tielemans, Winks, Price, Simpson e Pulisic, come sempre qualche piccolo cambio, visto che tra pochissimi giorni ci sarà il match contro lo Shakhtar. Mi aspetto nuovi infortuni. Questa è la formazione del West Brom, difesa 5. Sarà davvero molto difficile scardinare la difesa avversaria. West Brom che dà il via a questo match. Vediamo un po' se riusciremo a portare, nonostante la difesa 5, a casa i 3 punti. Adesso Price, subito il tocco per Connor Simpson, sterza molto bene. E adesso Harry Winks, De Vrijs, può andare ancora De Vrijs sulla fascia, De Vrijs, sempre lui, De Vrijs la mette in mezzo, il cross è buono, il tiro di Price con una piccola deviazione, niente da fare, davvero molto sfortunato, ma già nella precedente partita ha giocato davvero molto bene. Eccolo Price, tiene la sfera, ancora lui, salta un avversario, lo mette giù, molto bene. Ecco qui, la teniamo con Ferguson, il passaggio ad Harry Winks, bello il tocco per Pulisic, il tiro di Pulisic, la parata del portiere, prima vera occasione dopo 22 minuti di gioco. Calcio d'angolo che batte Pulisic. Ecco il pallone in mezzo, Tielemans ha tentato lo stacco di testa e tiro di Harry Winks, palla che si impenna con una grandissima deviazione del difensore. Rivediamo il tiro di Harry Winks e il salvataggio miracoloso con la testa. No, il portiere! 33esimo, Pulisic può andare. Christian Pulisic la tiene molto bene. Il tocco a Phil Foden, non trova nessuno. Entra Price adesso, eccolo qui, Price nell'area di rigore, cade. Attenzione, sul volto e a terra, nuovo infortunio. Non avevo dubbi. Attenzione, non è finita qui Pulisic. Pulisic, il tocco ad Harry Winks, si è già alzato, Price, niente da fare qui il tiro, ancora corner, Christian, Pulisic la mette in mezzo, attenzione, rovesciata di, mamma mia, di Simpson. Bravo De Vrijs, Tielemans, molto bene per Phil Foden, ecco qui Tyler Brown tiene, gestisce il pallone, subito il tocco sulla fascia, si gira, molto bene, Price la mette in mezzo, attenzione, non arriva il colpo di testa, Harry Winks, all'indietro per Tielemans, c'è spazio con il sinistro, Yuri! Tielemans, che gol, Yuri Tielemans, mamma mia che fucilata l'incrocio, e ci aveva già provato nei minuti precedenti, mamma mia che fucilata con l'esterno destro. Eccolo Christian, bello il tocco, guarda Price, chiede il pallone, eccolo qui Price, attenzione, vediamo un po' se si accentra, Price, bravissimo, Price, sulle mani del portiere, il tocco, attenzione a Pulisic, conclusione che sbatte sul difensore, e adesso ancora Forest Green, ultime azioni, ancora Forest Green che cerca di chiudere qui la partita solo sull'1-0, ecco il tocco, Price, nell'area di rigore, prova a girarsi, cade, e ancora una volta, niente, calcio di rigore. Questa volta il contatto era meno aggressivo, quindi ci può anche stare. Ecco un altro tocco, Price la tiene, Price ancora, il passaggio di Harry Winks nell'area di rigore, butta fuori. Attenzione al direttore di gara che sta per concludere qui questo match. Finisce signori 1-0 con un secondo tempo davvero molto molto equilibrato. Siamo sempre in prima posizione, cerchiamo di lasciare tutti dietro con tanti punti di distacco. E adesso signori, se perdiamo contro lo Shakhtar praticamente siamo fuori dalla Champions League. Per avere ancora qualche possibilità dobbiamo battere ovviamente in trasferta questa squadra, che non è semplice ovviamente da battere. Il Leverkusen gli ha fatto 4 gol, il Real se non sbaglio 2, e adesso vediamo un po' noi. Ok ragazzi, solo un piccolo cambio, formazione titolare con Emre Can centrocampista centrale destro, questi sono i nostri 3 centrocampisti più forti, e quest'oggi dobbiamo assolutamente portare a casa una vittoria per continuare a sperare. Va bene, ragazzi, lo Shakhtar
Sì, sulla carta è più debole, stiamo cercando ancora la prima vittoria in Champions League di quest'anno da campioni di Europa, quindi siamo gli attuali campioni di questa competizione e abbiamo perso in modo molto 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 sfortunato contro il Real Madrid, mentre ce la siamo giocata con l'altra squadra della fase a gironi e non ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso poi 2-0 se non ricordo male, o 3-0, quindi davvero un qualcosa che non gira in Champions, forse perché siamo troppo concentrati sul campionato, ma dobbiamo evitare figuracce, anche perché non accetterei mai, ma dico mai, di andare in Europa League, perché sì, la Champions l'ho vinta, potremmo anche vincere la Champions League, ma siamo gli attuali campioni, io spero almeno di arrivare ai quarti, almeno quello. Allora signori, vediamo la formazione della squadra avversaria. C'è Shevchenko, che prima era un attaccante del Milan, adesso fa il portiere, no, non è lo stesso, comunque, quattro difensori, due centrocampisti che aiutano in difesa, tre centrocampisti e un'unica punta. Vinciamola, e ci serve anche la differenza reti, visto i tanti gol subiti. Signori, cerchiamo di fare più gol possibili. Alzati, benissimo, Alexander-Arnold, attenzione, guarda l'eco, pallone in mezzo, eccolo qui, Jonathan Leko, che parata il portiere. Adesso incominciano a parare in Champions League, i portieri parano, che è una cosa incredibile. Incattiviti, ecco il tocco, Emre Can, subito per Jonathan Leko, ha un po' di spazio, Jonathan, prova il tiro, 1-0, Forest Green, 9 minuti, Jonathan Leko, sempre lui, appena gioca, segna, dai, andiamo avanti, prossimo gol, Maicon, eccolo, colpo di testa, 1-1. Madonna, perché in Champions League sbagliamo? Perché sbagliamo in Champions League? Non ci posso credere. Pallone in mezzo di Maicon e colpo di testa di Maishev, se non ho visto male. È lì, dove Muric non può arrivare. Ancora uno, Jonathan Leko. Vediamo se riusciamo a ripassare in vantaggio. Jonathan Leko finta. Ancora Jonathan Leko. Numero di Jonathan. La mette in mezzo. È liberissimo. Abram! 2-1. 1-2 per il Forest Green. Segna Abram. Il gol lo ha fatto Jonathan Leko, in poche parole. Va bene, siamo al recupero di questo primo tempo. Solo 2-1 per noi. Abbiamo preso un gol su un'azione, su un cross, su un calcio d'angolo, su un corner dello Shakhtar. E adesso stiamo cercando di fare il 3-1. Non ci stiamo riuscendo. Ecco il tocco, eccolo qui, Jonathan Leko. La parata il portiere, la parata. Tocco sotto sbagliato da parte di Jonathan Leko, che trascina il Forest Green sul 2-1 in questo primo tempo. Subito, chiudiamola. Chiudiamola, chiudiamola. Ecco Emre Can per Pulisic. Pulisic e si infila nella rete di rigore. Ancora Pulisic, semina il panico. Il difensore salva tutto. Ancora Pulisic, finta di Pulisic. Il tocco sulla fascia dove c'è Emre Can. Emre Can fa un'altra finta. Il tocco al centro, un altro tocco. Phil Foden, deviazione, traversa. Oh! Portiere a rinvio e colpo di testa non riuscito. E adesso siamo arrivati al 60esimo con lo Shakhtar che prova e continua ad attaccare, con Tielemans che punta l'uomo per cercare di sradicare questo pallone, ma ancora Shakhtar, pallone in mezzo, attenzione a questi errori, la butta fuori Muric, ma stiamo rischiando tantissimo, pressing altissimo da parte dello Shakhtar e fischia un altro fallo inesistente. Sta impazzendo, prima non c'era questa direzione di gara. Ma quest'anno è davvero una cosa incredibile. Tra infortuni e punizioni inguardabili, inesistenti. È una cosa assurda. Punta l'uomo, ancora Jonathan Leko. Se ne può andare ancora sulla fascia. Jonathan Leko, un'altra finta. Fallo! E a me non me lo fischia il fallo! E a me non me lo fischia il fallo! Incredibile! Alexander Arnold. Ecco il pallone in mezzo, attenzione, Jonathan Leko, Jonathan! Due gol, un assist. Che in poche parole è una tripletta. Forest Green che si porta a casa la vittoria. Dai, mancano 14 minuti alla fine. Attenzione, il primo gol non è stato assegnato a Jonathan Leko, ma ha dato autorete. Ma perché? Sempre lui. Ecco il tocco. Pulisic, può andare, Christian. Christian nella rete di rigore, ancora Christian. Oh, oh, oh! Ho preso la palla, ho preso il giocatore, ma ho preso anche la palla. Non mi dare l'espulsione che t'ammazzo. Tutti, espulsione. Espulso ad Arabio, io mi sono un po' arrabbiato, si è visto. Ultime azioni di questa partita, non dovremmo pareggiarla. Nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a difenderci abbastanza bene. Mancano pochi secondi alla fine, attenzione a questo pallone in mezzo. E fuori, finisce signori.
l'abbiamo portata a casa, ma il risultato, sì, meritavamo di vincere più nettamente, ma il risultato è falso, perché qui si poteva anche prendere un 2-2, poteva finire anche 2-2. E ragazzi, non ci voleva. Il Real Madrid ha perso contro il Leverkusen, quindi ha perso 2-1, quindi il Leverkusen, che è una squadra più debole del Real Madrid, almeno sulla carta, adesso è a pieni punti e si complica un po' il percorso del Forest Green, perché probabilmente dobbiamo sperare di buttare fuori il Real Madrid per qualificarci adesso. Cioè, detto tutto. Ultima partita di questa puntata contro il Wolverhampton, come promesso 4 partite ad episodio, andiamo a fare la formazione e andiamo a vincere. Chiudiamo il campionato, lo dobbiamo chiudere, ammazzare. Va bene ragazzi, questa è la formazione che scenderà in campo, un bel po' di turnover, Muric, Walker Peters, Adarabio, Sanchez e Wan-Bissaka, poi al centrocampo Vieciaria, Tyler Rose e Winks, in attacco Price, Simpson e Chong. Quindi andiamo in partita e vinciamo 8-0. Adesso perdiamo. Va bene ragazzi, Forest Green Wolverhampton inizia adesso. Tyler Rose tiene la sfera, Tyler Rose prova il tiro a giro, Tyler Rose, no, è Ovieciaria, scusate, Ovieciaria, 1-0, batte il portiere, che gran bel gol, la sua specialità. Bellissimo il tiro a giro, rivediamo il replay perché vale la pena rivedere questo tiro, che non è alto, è lì medio alto, ma è davvero molto molto preciso e passa in mezzo alle gambe del difensore. E mamma mia che gol. No, non prendere gol. Non prendere gol. Non prendere gol, Muric. Vai, 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 Ada. Vai, Ada. Blocca Coco. Bravo, Ada. Punizione. Ah, madonna mia, non ci credo. Non ci credo, ha dato punizione. Ma dai, ho preso il pallone. Io non posso fare un intervento. Cioè, devo far sbagliare gli avversari il passaggio, perché se no mi dà punizione ad ogni contrasto. In questa puntata è davvero un qualcosa di assurdo. Finisce il primo tempo, decide Ovi e Jaria, ma davvero in questa puntata la direzione di gara, non lo so, è un po' strana, davvero punizioni inesistenti oppure falli non fischiati. Beh, vabbè, vai, Ovi e Jaria, il tocco, Chong, chiudila, chiudila Chong. Oh, e l'abbiamo chiusa, ha segnato il leone. Nella foresta verde, 2-0, a posto. Vai, 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 scambia. Vai, ok, Pulisic, bene, tocco, attenzione, Green Harper, ha segnato Green Harper, colpito da una freccia, bello qui Pulisic, protegge il pallone, poi la tocca ad Harper che fa degli inserimenti incredibili, solo lui fa queste cose, solo Harper fa queste cose, non le fa neanche Emre Can al centrocampo, questi inserimenti non li fa nessuno tranne Harper. Finisce ragazzi, finisce, dai, 3-0, ottima partita, anche se abbiamo avuto difficoltà a segnare, poi alla fine l'abbiamo sbloccata, siamo stati cinici, ma la squadra avversaria ha creato poco. Ragazzi, dopo 10 giornate di campionato meritiamo questa prima posizione con 7 punti di distacco dal Tottenham. Siamo l'unica squadra imbattuta del campionato dopo 10 giornate. Siamo la miglior difesa, siamo il miglior attacco. In difesa abbiamo preso solo 4 gol. Ma in attacco, comunque, attenzione al Liverpool che ne ha 17, il Tottenham 16, il Leicester 15, il Manchester seconda sconfitta. Quindi ha davvero parecchi punti di distacco, 12 dal Forest Green. Adesso non perdiamo quel vantaggio dal Manchester United. Adesso vai a vedere che quest'anno il campionato lo perdiamo e ci batte il Tottenham con Leighton in porta. Se succede questo, signori, non porto più carriere su FIFA. Mi ammazzo. E nella prossima puntata, match di Carabao Cup, poi un match di campionato contro il Crystal Palace, match di ritorno della fase gironi contro lo Shakhtar e poi ci sarà il Brighton. Quindi diciamo una puntata abbastanza soft, leggera, però con in mezzo uno Shakhtar che potrebbe metterci il bastone tra le ruote. Quindi diciamo la partita più importante è proprio contro lo Shakhtar e possiamo fare un po' di turnover contro il Crystal Palace, sperando non ci faccia dire Palace. Va bene, il palazzo di Gesù lo vediamo nella prossima puntata. Se questa qui che vi ho appena registrato e portato ed editato vi è piaciuta, lasciate tanti bei pollicioni in su. State tranquilli ragazzi, riusciremo a concludere diciamo il tutto prima dell'uscita di FIFA 20, dove ancora molti di voi mi hanno scritto sotto nello spazio commenti: Pier, ma con quale squadra incomincerai? Ci saranno più carriere, come già vi ho detto.
la carriera classica allenatore, dove cambieremo durante il corso degli anni la squadra che ovviamente preferiamo, preferiamo di andare ad allenare in base anche alle proposte che ci fanno, e poi ci saranno alcune carriere su alcune squadre incentrate proprio su quella squadra in particolare, e poi ci sarà anche la serie su PES con la Juventus. Io vi do un bacione, un abbraccione e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!